Nell'ambito di un ampio progetto volto a implementare la sicurezza del Paese mediante l'installazione di impianti di videosorveglianza, con particolare attenzione alla viabilità della strada provinciale 41, l'amministrazione comunale di Asso ha deciso di dotarsi di alcuni dispositivi per il controllo della velocità, che saranno installati lungo la via Circonvallazione, laddove il limite dei 50 km orari viene raramente rispettato. Da uno studio effettuato negli ultimi mesi, infatti, è emerso come circa il 70% dei passaggi avvenga in violazione del limite imposto, circostanza che in più di un'occasione ha ingenerato situazioni di pericolo, conclusesi anche tragicamente. Proprio per questo motivo, da martedì 8 novembre verranno posizionate 3 colonnine del sistema Velo OK, all'interno delle quali potrà essere installato un dispositivo che, preventivamente segnalato e a rotazione tra le postazioni, permetterà di rilevare eventuali violazioni che saranno immediatamente contestate al contravventore. Obiettivo preminente dell'operazione è evitare che eventi tragici come quelli accaduti in passato possano verificarsi nuovamente, ragione per cui nel mese di novembre ci sarà un incontro con la cittadinanza per condividere le risultanze dell'intervento eseguito e sensibilizzare maggiormente gli utenti della strada sul tema della sicurezza. Le 3 colonnine del sistema Velo OK saranno posizionate in prossimità dell'attraversamento pedonale della scuola, un'altra vicino alla galleria e infine una terza in prossimità dell'incrocio di Pagnano. Peraltro, da più parti si richiede l'installazione dei semafori dissuasori, cosiddetti semafori intelligenti, che ad oggi sono sprovvisti però della necessaria omologazione da parte del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti.